cavallo scongrosso gatto, sempre allegro e soddisfatto, con la testa rotondissima. È davvero intelligente, furbo e sorridente Doraemon the Cat. Chi lo sa come fa a cambiare realtà, va qua e là quando e come gli va. Doraemon da qua giù, vola su, là nel cielo più blu, col suo cocktail di bambù. Doraemon, 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 che gatto spaziale, solo tu ci regali dei gadget speciali, ma chissà come mai, quando poi ce li dai, siamo sempre in mezzo a mille guai. Doraemon, 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 sei il gatto ideale, ma il tuo mini padrone è un vero pigrone, sai già che dormirà, niente lo sveglierà, e perciò in ritardo arriverà. Doraemon, Doraemon. Cerca! Vieni qui, vieni qui! Così si fa, sei stato bravo! Un video fantastico! Certo che i cani poliziotto sono proprio intelligenti! Beh, in effetti non solo loro, tutti i cani lo sono! Quegli esercizi li saprebbe fare anche il mio Ciru Ciru! Eh? Scusa, ma Ciru Ciru è un gatto! Ma che significa? Lui non è un gatto come gli altri! Tsuneo ha portato un po' di frutta, vuoi offrirla anche ai tuoi amici? Brava mamma, giusto in tempo! Ecco, prendi! Puoi raccontare a Jiang e a Nobita cosa ha fatto Ciru Ciru con il tuo borsellino? Io che volentieri! L'altro giorno il nostro Ciru Ciru ha trovato il borsellino che mi era caduto nell'ingresso tornando a casa. È una fortuna avere un gattino così in gamba! Vi lascio soli! Sentito? Non è sorprendente? Pochi animali sono svegli come lui. Non è vero, anche Muku ha tante abilità. Non lo sapevo, dici davvero? Perché non ce lo dimostri? Se è una dimostrazione che vuoi, ti accontento subito. Avanti, facci vedere. Forza, amico! La zampa! Ti ho detto di darmi la zampa, avanti, un bidici! Dove sei, Pico? Riesci a sentirmi? Il mio canarino è scappato, mi aiutate a trovarlo? Lascia che ci pensi io. Muku è un infallibile cane da ricerca. Troverà lui, Pico, sta tranquilla. Adesso avvicina la gabbietta al suo muso, così può annusarla. Ok. Ha fiutato una pista, andiamo! Non è fantastico, Shizuka? Sì! Bravo! Sapevo di poter contare su di te! Continua così, non ti fermare, amico! Siamo vicini? Vai! Pico, sta venendo a prenderti! Ecco a lei i suoi spiedini, prego! Grazie. Chi è il prossimo? Io! Shizuka! Da questo momento devi arrangiarti da solo! Tu non sei più il mio cane! Un fiuto quasi infallibile! Praticamente ha detto che non vuole più saperne di lui! Secondo me, se utilizziamo un Chusky, potrebbe cambiare idea. Ne hai un adatto? Vediamo. No, questo no. Ah, il naso trova tutto! Consenti al cane di localizzare piccoli e grandi tesori nascosti, guadagnandosi così la stima del suo padrone e rafforzando il loro legame. Che bello! Sì, che bello! Te lo applico subito. È scomparso! Così gli altri non sanno che lo indossa! Deve aver fiutato qualcosa! Una moneta da 10 yen! In effetti è un piccolo tesoro! Per essere al suo primo tentativo direi che è andato bene! Adesso possiamo portarlo da Jiang! Cosa volete?
Sai, Gian, abbiamo scoperto che Muku è dotato di un talento eccezionale. Non mi interessa. No, aspetta. Con il fiuto è capace di trovare tesori nascosti. Prova a metterla alla prova e vedrai. No! Guarda, questa volta non ci siamo proprio. Meglio lasciarlo qui. Non è che magari è difettoso il ciuschi? Non lo so, ma è poco probabile. Proviamo ad andare in un altro posto. Guarda, sì che è un tesoro con i fiocchi! Tieni! Ah, sai che roba? È solo una conchiglia fossile. Non la si può certo definire un tesoro, no? Salve, ragazzi. Posso dare un'occhiata? Prego. Ma è un fossile rarissimo. Al mondo ne esistono pochi reperti. No? Dove l'avete rinvenuto? Incredibile! Ne ha trovato un altro! Il vostro cane sarebbe preziosissimo per noi ricercatori. Posso averlo? Vuole tenersi Muku? Vi chiedo quindi il permesso di portare Muku in America, dove stiamo cercando dei fossili di dinosauri. Non so quanto resteremo sul posto, ma grazie al suo contributo otterremo grandissimi risultati. Vi prometto che ci prenderemo cura di lui. Mi spiace, ma non possiamo separarci da Muku. Non è vero. Gian, ragiona. Ti rendi conto di quello che stai dicendo? Se glielo affidiamo, potremo non rivederlo mai più. Vuoi correre questo rischio per caso? Andrà tutto bene. Fantastico, grazie mille. Partiamo domani stesso. Qui c'è il mio indirizzo e l'ora in cui prenderò il taxi. Potete venire a salutarlo. Vieni, Muku, dobbiamo riposare. Domani ci aspetta un lungo viaggio. Avanti, fermalo prima che sia troppo tardi. Gian! Muku! Fai il bravo, capito? E sta attento a quello che mangi. È ora di andare. Se non ci sberghiamo, arriveremo tardi all'aeroporto. Ecco fatto. E questo cos'è? Ti ricordi di questo pupazzetto, non è vero, Gian? Avanti, vai da lui. Ci pensiamo noi a dirglielo. Forza, dai! Thank you.
Muku! Scusi, conosce il ragazzo che ci sta seguendo? Tate, dovete fermarvi, vi prego, fermatevi! Ma certo, per favore, accosti. Subito. Mi perdoni, voglio dirle che noi, che Muku e io, siamo due amici inseparabili. Capisco, se ci tieni così tanto puoi riaverlo. Dice sul serio? Grandioso, grazie professore! Torniamo a casa insieme. È bello vedere che hanno fatto di nuovo pace, vero Nobita? Forza, andiamo a casa anche noi. Gli gnomi robot. Ho bisogno di parlarti. Che cosa c'è? Che cosa c'è? Te lo chiedo io. Come si fa a dormire così tanto? Me lo vuoi spiegare? Stanotte avrai dormito come minimo 10 ore. Stavo solo facendo un sonnellino. Dormire è l'attività che mi riesce meglio. Riesco ad addormentarmi in qualunque momento e luogo. Mi basta chiudere gli occhi e contare. 1, 2, 3. Nobita! Non hai dei compiti da fare? Sì, qualcuno sì. Voglio che tu li faccia subito. D'accordo. Non ci riesco. Sono arrivato. Ciao. Come sei silenzioso, a cosa pensi? Penso che vorrei tanto essere un calzolaio. Un calzolaio? Proprio così, esattamente come nella fiaba. Ricordi, una sera un povero calzolaio si addormentò senza aver terminato il lavoro. Mentre dormiva però, arrivarono gli gnomi che finirono il lavoro al suo posto. Sì, certo, me la ricordo. È una fiaba dei fratelli Grimm. Come lo invidio. Ti immagini se ci fosse un Ciuschi che mentre dormo fa il lavoro al posto mio? Sì che c'è. Sarebbe il massimo, non dovrei più preoccuparmi di... Esiste un Ciuschi così? Sì, sì, e fa proprio al caso tuo. Dunque, eccolo. Ho sbagliato. Oh no. La gnomo casa. Prima di addormentarti pensi a un lavoro da fare e quando è il momento gli gnomi robot escono dalla casetta e lo eseguono. Fantastico, è proprio quello che fa per me. Perfetto per i compiti di scuola. No! Non dirmi che hai intenzione di usarlo per i compiti di scuola, eh? No, figurati! Però non ho ancora ben capito cos'è che può fare o non può fare. Può fare qualunque cosa, non per niente l'ho creato io. Quindi accetta richieste di tutti i tipi? Certo! Più tardi chiederò in gran segreto di farmi i compiti. Mamma, c'è qualcosa che posso fare per aiutarti? No, niente, ti ringrazio. Anche perché quando mi aiuti combini solamente pasticci. Hai sentito che cosa ha detto? Devi guadagnarti la sua fiducia. Stavolta sarà diverso, mettimi alla prova. E va bene. Visto che insisti. Mi ha chiesto di lucidare le scarpe. Sì, ma questo posto non mi sembra adatto per fare un sonnellino. Ah, non ti preoccupare. 1, 2, 3.
Come fa ad addormentarsi così di botto? È incredibile! Nobita, svegliati! Hanno terminato! Guarda! Non posso credere ai miei occhi! Sembrano quasi nuove, tanto luccicano! Funziona ancora meglio di quanto sperassi! Gli gnomi robot possono assolvere qualsiasi compito! Allora approfittiamone, no? Ok! Shizuka, sei in casa? Eccomi! Ciao, come mai sei qui? Per caso hai un lavoretto da farmi fare? Un lavoretto? Ma in effetti sei arrivato nel momento giusto. Devo togliere tutte quelle erbacce e avrei proprio bisogno che qualcuno mi aiutasse. Lascia fare a noi. Tu vai a riposarti che sei stanca. Pensiamo noi al giardino. Non volete che vi dia una mano? No, non ce n'è bisogno. Ok, in questo caso non insisto. E adesso entriamo in azione! 1, 2, 3... Vi ho portato un po' di tè freddo. Con questo caldo avrete sete. Avete già finito? Yuhu, è stato facilissimo! Sì! E allora? Niente da fare. Non riesco a individuare il guasto. A me sembra tutto in ordine. Che succede? Avete un problema alla macchina? Non disturbateci, stiamo lavorando. Se vuoi la posso riparare io. Che ridere! L'aggiusterò ad occhi chiusi invece. Uno, due, tre. Si è accesa. Funziona. Com'è possibile? E tu che non volevi credermi? Sei stato grandioso. Ricordami di ringraziarti uno di questi giorni. Ehi, Nobita, ho visto cosa hai fatto. Sei stato bravissimo. Puoi riparare la nostra lavatrice. Anch'io avrei un favore da chiederti. Sì, anch'io. Tranquilli, risolverò qualunque tipo di problema. Non devi esagerare, se no stanotte non chiuderai occhio. Non preoccuparti, ho abbastanza sonno da accontentare tutti. Chi vuole essere aiutato per primo? Fatemi sotto. Yeah!
male che abbiamo finito. Siamo a casa? Vuoi dirmi dove sei stato? È tardissimo! Ho dovuto aiutare degli amici, contavano su di me. Sbrigati a cenare, che dopo devi fare i compiti. Hai capito? Sì, sì, lo so! Secondo me è fin troppo tranquillo. Spengo la luce? Sì, grazie! Mi fate i compiti, per favore? Ecco fatto! 1, 2, 3. Ma... perché non dormo? 1, 2, 3. Ok, 1, 2 e 3. Non ci riesco! Che guaio, non riesco ad addormentarmi! Se non faccio i compiti, la mamma mi metterà in castigo! Hai visto? Che cosa ti avevo detto? È vero, Doraemon! Oggi picchi, avevi proprio ragione tu! È logico che tu non riesca a prendere sonno! Hai dormito troppo durante il giorno! Mi spiace per te, amico, ma devi fare i compiti da solo! Gli gnomi possono aiutarti solo se stai dormendo! Ecco, alla fine quello che ci rimette sono sempre io! Capitano, sai?